C'era una volta un bel galletto che col cantar chicchiricchì svegliava quelli che erano a letto ogni mattino al sorger del dì. E le galline col giorno nuovo, dopo aver beccato nell'aia, facevano tutte fresche un bell'uovo come regalo per la massaia. Ma un giorno il gallo si spazientì. «Basta cantare, mi son stufato! Non vale la cosa se va così, io più non voglio essere sfruttato! Mi tocca alzarmi presto al mattino, quando il sole non è ancora sorto. Quanta fatica, me poverino, di sonno io son sempre morto!» Facile invece il lavoretto che fate voi, care galline, ve ne restate calde nel letto, beate, tutte le sante mattine. Nel proprio orgoglio furono ferite le gallinelle sentendo ciò. Queste parole che abbiamo udite non sono vere nemmeno un po'. Dissero insieme come risposta con l'aria scura, ferma e severa. Tu proprio una gran faccia tosta, se puoi mentire in questa maniera. Il tuo lavoro non stanca mica, solo cantare chicchiricchì. Il nostro invece è di fatica, fare l'ovetto, una volta al dì. Una gran lite sorse lì, allora fra le galline e il galletto, e litigarono per più d'un'ora gridando offese senza rispetto. Un accordo trovarono infine, così che cessò la discussione. Dissero infatti quelle galline, sveglieremo noi altre il padrone. Ogni mattina noi ci alzeremo prima del giorno, proprio così, e nel cortile poi canteremo il nostro bravo chicchiricchì. Fatto questo istantaneamente, avremo finito di lavorare. Noi non faremo proprio più niente se non poltrire e razzolare. Disse allora anche il galletto, e va bene, facciamo la prova. Io la mattina resto nel letto e quando m'alzo provo a far l'uova. Poi venne l'alba del dì seguente e provarono i polli a cantare, ma non riuscirono a cantare niente né il contadino fece svegliare. Anche il gallo successe lo stesso, cimentandosi in tal cosa. Non ebbe proprio alcun successo e non riuscì a fare l'uova. Per tanti giorni volle provare le gallinelle a dare la sveglia e il galletto cercò di far l'uovo da friggere dentro la teglia. I tentativi furono vani per quanti sforzi fossero fatti. Non si può far dall'oggi al domani in quello per cui non siamo adatti. E i padroni, molto stupiti, fatto un radun, dissero tra loro «I canti del gallo sono spariti e le galline non fanno il lavoro». Cosa succede in questo posto se si va avanti in questo modo? Faremo col gallo un bel arrosto e con le galline faremo il brodo. Sentendo dire questo, il pollaio in gran subbuglio si mise tutto. Ci siamo cacciati dentro un bel guaio, per noi il destino s'annuncia brutto. Disse il galletto e le galline, tutte impaurite, dissero in coro. Sopra il fornello, che brutta fine, torni ciascuno al proprio lavoro. Così, in meno che non si dica, tornò il galletto al suo cantare e non gli parve più una fatica doversi presto al mattino alzare. E le galline dal canto loro, senza far tanti pianti e lamenti, fecero l'uovo, il loro lavoro e vissero tutti felici e contenti.